20 anni fa, il 21 dicembre del 1998, moriva l'onorevole Domenico Pica, sindaco di Sant'Arsenio dal 1946 al 1985 e deputato al Parlamento per la Democrazia Cristiana dal 1968 al 1976. L'Associazione Culturale Luigi Pica, presieduta da Aldo Rescinito, ha voluto ricordarlo scoprendo davanti alla Casa Comunale un suo busto di bronzo realizzato dal maestro Pasquale Ciao di Eboli. Dopo la cerimonia nella piazza Sant'Arsenese è stata celebrata una santa messa presieduta dal parroco Don Angelo Fiasco nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Ascoltiamo il ricordo dell'onorevole Pica nelle interviste al presidente Rescinito e al sindaco Donato Pica. Abbiamo immaginato di realizzare quest'opera in bronzo grazie all'opera del maestro Pasquale Ciao e al piedistallo che ci ha donato il commendatore Michele Monsillo di Atena Lucana. Siamo riusciti a realizzare quest'opera a giusto 20 anni dopo la sua morte. Difatti oggi, 21 dicembre, sono 20 anni che è scomparso l'onorevole Pica. Ma voglio dire che un uomo come Domenico Pica, come l'onorevole Pica, che è stato sindaco di Sant'Arsenio, sindaco attentissimo di Sant'Arsenio per tantissimi anni e che è stato deputato al Parlamento per due legislature e che ha fatto tanto sia per il territorio del Vallo di Diano, sia per la provincia di Salerno e sia per questo comune, dovunque ci giriamo, ogni angolo di questo paese ricorda di come un uomo come lui abbia rinunciato a tutto, a tutti i suoi interessi di altro genere, anche quelli professionali, per dedicarsi all'amministrazione di Sant'Arsenio. Voglio ringraziare il presidente Rescinito e tutti i soci e i componenti dell'associazione per l'iniziativa di quest'oggi e anche perché sono tra coloro i quali non hanno mai dimenticato Domenico Pica, dedicandogli nel corso di questi anni varie eventi e diversi appuntamenti di carattere politico culturale. Lo scenario della politica oggi rispetto ad allora si è profondamente modificato, anche se devo dire alcuni principi e valori di carattere fondamentale rimangono intatti perché appartengono alla natura stessa dell'uomo. Quindi, come esempio, quello che mi sento di dire è sicuramente la trasparenza, l'onestà e l'impegno disinteressato, perché in un politico ritengo che queste caratteristiche siano fondamentali.